prima domanda è, so bene che lui non ha molto a che vedere proprio con la sceneggiatura, con l'aver fatto questo film, però tuttavia, negli anni 60 Mazinga era molto avanti come idea di tecnologia, pensiero tecnologico. Oggi tutti quelli che l'hanno seguito hanno portato avanti queste tecnologie legate ai mecha, e vorrei sapere se secondo lui è opportuno e corretto, se invece un po' quel semplicismo non calzava meglio la storia e il personaggio. Sicuramente ha a che fare, credo, con la crescita delle persone che allora guardavano i suoi, per esempio, le sue animazioni, i suoi personaggi. Era un periodo di che la semplicità faceva parte proprio delle nostre vite. Ora quelle persone che allora erano giovani si sono sviluppate, sono diventate delle persone più complesse anche loro. Quindi credo che anche i bambini di adesso nascono con una semplicità, meno semplicità rispetto a quelli che erano i bambini di allora. Quindi credo che la tecnologia si vada, e i temi che vengono trattati vanno in contemporanea con coloro che li guardano, coloro che li fruiscono. Ha detto già che mi piacerebbe fare qualcosa di nuovo. Vorrei sapere se è possibile, ci può raccontare brevemente, insomma, che idee ha, cosa vorrebbe fare, che storia vorrebbe raccontare. È un po' difficile perché sono ancora parte di qualcosa che non ha preso forma, per cui non saprebbe bene spiegarti di che cosa si tratta. Ma ci può dire a che genere appartengono? Orrore, fantascienza? Sicuramente cose legate alla mitologia e che in qualche modo sono portate alla realtà.